Allora, abbassiamo un pochino perché mi sembra un pochino alto, così dovrebbe andare bene. Ok, l'altra volta vi avevo detto, la prossima volta che lo giocheremo, cerchiamo di andare alla città per potenziarci un pochino. Vediamo. Vediamo perché non mi ricordo se siamo vicino a un teleport. Se siamo vicino al teleport, sì. Se siamo... Meno male che era corto, siamo già 8 ore e 35. Se siamo lontani da un teleport, invece no. Mi ricordo di aver messo delle stelline in giro e vi ricordo che ho sbloccato... Avevamo sbloccato... Una sorta di Colosseum, vi ricordate? Tipo, nei Metroidvania ultimamente va molto, da Hollow Knight a Elderland anche c'è, mi ricordo, una sorta di arena dove voi dovete sconfiggere X nemici in X tempo senza morire, a seconda del piazzamento del tempo prefissato, vi dà oro, argento o mirra e a seconda delle condizioni rispettate vi dà dei premi. Avendolo sbloccato, avendo fatto la prima missione, infatti qua teleport non ce ne sono, ho sbloccato questa bellissima cosa, che è il wall jump. Non è un wall jump vero e proprio, io non posso ripetere il salto sullo stesso coso, quindi è un wall jump opposto, ok? Non posso tipo qua salire senza scala, perché se io ci provo lui mi spara in là. E non avendo il dash aereo, il dodge aereo, non posso... Che bella la musica, mamma mia, non posso farlo. Altresì... Ci ha dato questo bellissima cartridge che se non equipaggio, guardate cosa succede, lui scivola, ok? Vedete, lui scivola. Invece con questa cartridge io rimango appeso. È incredibile questo gioco, veramente. Ha tantissime cose, tantissimi slot, però mi fa strano che io a 8 ore e mezza abbia ancora così poche cose. Sarà che non ho comprato nulla? Potrebbe essere. Potrebbe. Però ho tanta vita, come potete vedere. Allora, andiamo. Vediamo il volume come va bene. Allora, dovevamo andare qua da Jimmy 7 e poi avevamo anche queste due stelline da raggiungere. Quindi direi, visto che siamo qua, di iniziare ad andare sul dritto. Perché qua c'è anche Naomi. Allora, Jimmy 7 l'avevamo risvegliato con l'8 e il 9, se non mi ricordo male, tramite i dispositivi. Ok, magari qua vi ricordate che dall'altra parte a est della mappa, a ovest della mappa, avevamo incontrato quella tizia dove dobbiamo andare per prendere la weapon cosa, però non ci arriviamo. Ci serve probabilmente un doppio salto e magari lo prendiamo qua. Ma io i vari Jimmy li avevo già trovati. Jimmy 9 control panel, Jimmy 8 control panel, e poi ce n'era. Ah, forse solo loro. Ah, e qua c'era Jimmy 5 control panel. Quindi proviamo ad andare subito a interagire con questa roba qua. Prima di andare qua. Da Jimmy 7 e prima di andare qua. Quindi torniamo indietro. Qua mi serve la skill perché non riesco. Questo qua, se non ricordo male, è in mezzo a due. No? No, questo era troppo in alto. Questo era troppo in alto. Ok, allora, quindi la strada che devo fare è. Capito? E assolutamente sì, è Johnny 5 di cortocircuito. È anche molto simile visivamente. Bravo Seravol. Tra l'altro io dico sempre, voglio vedere Turbo Kid e poi mi dimentico sempre. Per 3 euro effettivamente lo posso comprare, lo posso affittare su Amazon Prime. Tra l'altro io continuavo a dire che era un film... degli anni 80, non è vero, è un film del 2015. È un film del 2015. Ho ricontrollato. Ok, e quindi Jimmy è qua.
Cacchio, adesso come faccio a trovarlo? Perché mi ricordo che ce n'era uno anche in questa zona. Però non me li dà, mi dà solamente i... i portali. Vediamo un pochino. Qua non c'è nulla. Ah, qua forse... Ah no, lì c'era la cassetta, mi sembra. Però mi sembrava che qua ce ne fosse uno, perché se lì c'è, se tanto mi dà tanto. Porca. Porca. Eccolo lassù. Ok, l'abbiamo visto. Devo andare per forza a spegnerlo, sì. No, dove vai? Oh! E doveva... Ma scusami! Ah, ecco, ok. Le ho bloccate tutte accese, invece devo bloccarle da spente, giustamente. Vediamo un pochino se, quindi, come pensavo... No, ma questo non è... Questo qua è morto. Questo qua è vuoto, non c'è Jimmy. Allora, là non ci arrivo, è appurata questa cosa. Qui da dove sono arrivato, giusto? Qui da dove sono arrivato. Ma allora qui... Perché lì c'è un control panel, quindi se tanto mi dà tanto dovrebbe anche esserci lui. Cazzarola. A meno che non sia lì. No. Aspetta, questo qua era il 5. Mi sono un attimino perso. Allora, fatemi un pochino andare a vedere, perché mi ricordo all'inizio di questa parte di mappa ce n'era uno, perché era qua, c'era questo. E se non sbaglio era in questa zona qui, quindi io devo tornare tutto su, per tornare tutto su, mamma mia, devo fare il giro del planisfero. Ah, tra l'altro ho fatto anche un paio di gare, vincendole, e vincendo le gare ti dà anche roba tipo... roba tipo vite, cioè vita extra, cioè cuoricini extra e altro. Ecco, qua tipo c'era il pannello di controllo di uno dei Jimmini, mi sembra. Esatto, che è lì. Che non posso... che ho già fatto. E lui dovrebbe essere in questa zona, allora, se non mi ricordo male, se non vado errato. Ok. Ok. Avevo il volume un po' alto in cuffia. Ma vedete che alla fine... Ma allora cosa vuole? Scusatemi. No, voglio fare il to-do. Ah, devo trovarne altri. Ok. Get the treasure. Ah, ok. Se solo leggessi, invece che fare il minchione, mi dice di trovarne altri, oltre a quelli che ho già trovato. Devo ancora trovarne altri 4, giustamente. E qua devo andare dove sono stato prima, che era il garage, dove c'era quel tesoro. Devo cercare un modo di trovarlo, e sicuramente lo troverò con il diamine di doppio salto.
Allora, quindi io adesso devo andare in questa zona qui. Per andare in quella zona lì velocemente mi conviene di qua, non posso passare. La via più breve è beccarmi un teleport e scendere giù di qua, ma il teleport più vicino io dove ce l'ho? Da nessuna parte, se non qua. Mi conviene secondo me andare lì. Intanto, già che ci siamo, proviamo ad andare a vedere se riusciamo a comprare qualcosetta. Salvo? No. Pensavi, eh? Sì, l'attacco in giù non è molto utile, anche perché se non ricordo male io comunque prendo lo stesso. Cioè, visto, è un po' una cazzata, perché io non rimbalzo sui nemici facendo l'attacco in giù. Quindi o li uccido con quel colpo, o se no prendo lo stesso la hit. È un po' una cazzata questa roba. Al pari di quello di farmi abbassare con... Cioè, io ho capito perché loro hanno scelto un tasto per far accovacciare il personaggio, perché vogliono permettergli di sparare anche in giù. Ma comunque sia, io questa cosa la potevi bypassare disattivando il fatto che io quando salto premo in giù lo stesso. Cioè, poteva mettere la cosa, perché se io salto e premo il tasto per accovacciarmi, lui continua a sparare in avanti. Quindi onestamente questa scelta qua non la capisco. Però vabbè. Allora salviamo perché non voglio poi rifarmi tutto. Lassù non ci arriviamo. Farmiamoci un po' di soldini. Eccolo là, il teleport. Perfetto. Allora andiamo in città. Vedere se riusciamo a comprare qualcosa. Dove diamine è? Qua. Let's go. Allora, questa costa 1.500. 1.500 è poco, quindi sì, la voglio. Sono sicuro. Allora, questo riduce i danni dalle seghe e dagli spuntoni. Estende la durata di Spiked Wheel. Ah, di quello che ti permette di arrampicarti con la bici. Ma al momento me ne frega relativamente. Questo quanto costa? 1.500, prendiamolo. Sì. Vai. Poi tu. Cosa fai? Riduce i danni dell'elettricità. Ok. Quanti store abbiamo? Tre store, vero? Poi ce n'è anche uno, se non sbaglio, anche uno quassù. No, questo non è uno store. Questo neanche. Lì c'è la visuale della chiesa. Tu cosa fai? Allora, questo non è male. Questo non è male. La voglio. Sì. Questa. Preferisco quasi dal macete che non dal... Ma possiamo anche prendere tutte e due, tanto slot ne abbiamo, effettivamente. Vediamo un pochino, tu com'eri. Ok, così prendiamo più soldi, questo lo voglio, sì. Compriamo, tanto soldi ne abbiamo per perderli. Questo invece? Tanto non mi bastano i soldi. Quindi, allora, possiamo fare così. Allora, possiamo
Possiamo mettere, tanto possiamo mettere tutte. Fantastico, ne abbiamo 5. Allora, adesso andiamo da... No, ho sbagliato, non è qua. Qui. E andiamo per l'esattezza qui. Tra l'altro da contratto faccio anche un... Voilà. Yeah. Allora. Io direi di iniziare a scendere qua. Ancora sotto. Sì. Precisamente qui. Quindi questa la togliamo, se no ci... qua c'è un terminale rosso, quindi vuol dire che non l'ho ancora... Teoricamente non l'ho ancora interagito con lui. Qui una biblioteca. Ok. Guardalo qua. Jimmy 6. Ciao. Beh, la console sarà quella lì che abbiamo appena visto, direi. No? Ok, secondo me la console è proprio questa. Infatti è diventata verde. Chip communication to... Oddio! Ma veramente devo fare sta roba? No, non ce la posso fare. Ma veramente hanno fatto sta zozzata. Ogni volta devo tornare a portare indietro a Jimmy 7 questa roba? No. E Jimmy 7 dove minchia è? Qua adesso. Vabbè, è vicino però. Ok, penso fosse più lontano. Nudge. Nudge. Oh no. What? Non me l'aspettavo questa cosa. La cosa figa che mi dimentico sempre è che io posso tenere caricato anche lui mentre utilizzo il MIDI. Fatto. Vabbè, era più facile del previsto. Ok, quindi posso andare avanti, ma io prima di andare avanti voglio andare qua. Anzi no, secondo me qua c'è solo una stanza. Potrebbe potenzialmente esserci solo una stanza. Allora, lassù non ci arrivo ancora. E magari lo utilizzo poi per uscire. Dai, qua mi deve dare il double jump. Deve fare qualcosa. Visto? Là c'è l'abilità. Più che il double jump mi sembra più un dash aereo, eh. Vediamo un po'.
Esatto. Ok, quindi praticamente è come se fosse una sorta di double jump perché mi permette di... Dov'è Umberto? Scusate, fantastico. Ok. La nostra principessa in un'altra base. Puoi smettere di fare reference dei vecchi videogiochi. È super cringe. Brutality. Olè, un po' di soldi. Tra l'altro avevamo trovato anche una stanza dove c'erano tutti gli sviluppatori morti in tutti i modi diversi. Carina questo cameo. Era in questa zona qua, aspettate, eh. Era nella zona verde. Qua c'è tutto questo corridoio dove sono tutti gli avatar, presumo, degli sviluppatori morti in modo diverso con una piccola didascalia. La utilizzano molto i dev questa roba. Del fatto di mettersi tipo morti. C'erano anche altri giochi che mi ricordo. C'erano le tipo le tombe. Niente, non me lo vuol far fare questa roba. Ci provo. Finché non ci riesco, niente, non vuole. Ciao, Schmidt! Più che sostenitori erano troppo pochi. Erano troppo pochi per essere sostenitori, secondo me. Però effettivamente per essere degli usurpatori erano troppi. Però credo che potrebbe essere, potrebbe essere, però erano troppo pochi. Magari era, sai, chi ha curato la musica, chi ha fatto le animazioni. Poi magari gli facciamo un giro. C'è un teleport in quella zona? Perché la didascalia, secondo me, ricordava. Non c'è un teleport. Sì, c'è un teleport qua vicino. Poi al limite ve lo faccio vedere. E secondo me la didascalia riprendeva proprio anche il loro compito all'interno del videogioco. Ciao Schmidt, ciao maestro. Allora, quindi adesso dobbiamo andare qua. E possiamo anche andare qua ora. Possiamo anche andare qua perché mi serviva la skill per avere il saltone più grande, quindi. Però prima andiamo in questa zona. Salviamo. Tanta roba da leggere che non ho voglia. Hop. Ma sta andando alla parte giusta? Sì. Hop. Perfetto, quindi allora possiamo andare sia di qua che mi ricongiungo qua e poi posso spaccare, quindi direi che questa la posso utilizzare per uscire, quindi passerei prima ad andare di sotto. Nuova zona. Boss. Ah, guarda qua. Questi potrebbero essere i sostenitori, allora. Questi potrebbero essere i sostenitori. Vabbè, qua secondo me qua conviene skippare, tanto sono le classiche cose che ti mettono, ti citano all'interno del gioco per i... Questi sono i sostenitori, secondo me, perché sono terribilmente di più. Non riesco più a farlo, sto trick. Ah, sì. Ok, e abbiamo trovato questa che... Questo? No, ok.
Sì, più che altro il fatto della bici non è limitata, non è limitato al fatto di muoverti velocemente, ma è anche, come hai visto in questo caso, vabbè, io adesso qua, ciao Masi, io adesso qua c'è la scala e avrei anche potuto arrivarci così, e avrei anche potuto arrivarci così, ma conta che ci sono dei posti in cui io non potevo arrivarci se non abbandonando la bici, quindi facendo questo gesto qua. Poi la bici serve anche in determinati... Noi abbiamo fatto un boss dove c'era il boss all'interno, c'era una sorta di halfpipe, e tu per arrivare in un posto dove potevi quindi colpire il nemico dovevi utilizzare la bici per arrivare su, poi sparare, poi scappare perché lui ti attaccava, rifare l'halfpipe dall'altra parte. Molto carina questa cosa. Poi ci sono dei task, quindi o a livello di punti, tipo Tony Hawk, Matt Hoffman, Dave Mirra, oppure ci sono delle race dove tu, utilizzando la bici, se fai il percorso in un determinato tempo, ti dà delle skill, o delle skill o degli oggetti. Quindi è molto carina questa cosa. Sì, sì, anche meccaniche di boss, proprio. Era nella live, non quella scorsa. Questo è Turbo Kid 4, se non sbaglio. No, questo è Turbo Kid 4 o Turbo Kid 5, scusate. Sono poi un po' fanatico. Quando faccio tutto il gameplay di un gioco voglio che le cose siano in ordine. Fatemi vedere lo scorso qual era, video. Perché non nella live scorsa, ma in quella ancora prima. Ciao su. Turbo Kid 4, questo. Quindi se volete rivedere quel boss, era intorno a Turbo Kid 2 o 3, in verso l'inizio. Ciao Zu e ciao Mase, come state ragazzi? Mi sta veramente piacendo un botto, sai Zu, questo? Mi sta veramente piacendo un botto sto gioco. Ogni volta che andiamo avanti mi piace sempre di più. Tra l'altro adesso abbiamo trovato la skill che ci permette di fare questo. E la skill che ci permette di fare questo. No, non questo. Vabbè, questo è questo. Mi serve anche per passare attraverso i nemici? No. Ok, non mi serve per passare attraverso i nemici. In aria. Perfetto. In caso che non ci sia nulla. Allora. Ok, qua posso provare a fare una roba. Posso provare a fare così. Non ci arrivo. Ci arrivo lassù. Adesso andiamo a cercare di capire come arrivare là, eh. Ok, qua siamo arrivati qui, perfetto. Quindi qua abbiamo fatto tutto, devo ancora venire qua sotto. Voglio cercare di capire se c'è un punto in cui io riesco. Aspettate. I Metroidvania sono molto belli, quest'anno è un anno florido, florido, florido e assolutamente fantastico per i Metroidvania. Allora, dimmelo, questa cosa qua me la fa fare una volta sola. Quindi se io riesco... Così non ci arrivo, è troppo poco. Allo stesso tempo, se io mi attacco alla bici e faccio così, non mi fa saltare. Ah, che pirla! Che pirla che sono!
È molto più semplice di come pensassi. No, aspetta, ho sbagliato. Allora. È molto più semplice di come immaginassi, perché basta teoricamente fare così. E salame. A posto. Ora possiamo andare giù. Di qua. Comunque, punto esclamativo turbo, se vi interessa questo gioco dategli un'occhiata. Io ve lo consiglio perché è veramente bello e divertente. È lungo, è longevo. Contrariamente a quello che mi aspettavo. Che mi aspettassi. Scusatemi, a volte mi perdo. Ricordiamoci sempre che possiamo anche... Oh, pagina del fumetto. Che possiamo anche sempre precaricare. Cosa fighissima. Mentre ci muoviamo e mentre attacchiamo col melee possiamo anche precaricare il cannone che ci punge anche da torcia nei posti bui. Ripeto, l'unica... Due difetti. Lo ripeto sempre per se magari è la prima volta che vedete questo stream. Per abbassarmi devo premere un tasto, che è scomodissimo. Potevano fare la leva in giù tranquillamente per sparare. E... la spadata in giù, se io salto su un nemico, lo hitto, ma non mi fa rimbalzare. Tipo come Metroidvania di adesso vogliono. Lo colpisco, ma gli vado sopra, e quindi prendo la hit. Ed è una stupidata questa roba qua. Perché, veramente, muore la... che figo, un altro punto da sbloccare. Muore la, la cosa del... dell'utilizzo, l'attacco in... in basso, perché se prendo la hit non lo uso. Però scusatemi, allora adesso io devo cercare di tornare lassù. Per tornare lassù devo farmi tutta la sfacchinata, non c'è altra soluzione, devo tornare indietro a piedi. Anzi no, a piedi, siamo in bici. Ui. Poi possiamo farci anche i numeri con la bici, eh? Quando abbiamo un po' di velocità. Si può anche cadere dalla bici, però. Allora, salviamo perché vi ricordo che questo gioco non ha un autosave. Quindi, se morite, dovete riprendere dall'ultimo salvataggio. E non vi tiene in conto né mappa sbloccata, né consumabili in oggetti né missioni che avete fatto fino a quel momento. Molto old school questa cosa. Ops. Andiamo a vedere allora a questo punto dove... Oh. Niente, continuo a voler fare il numero e continuo a cadere. Sempre dritto. Va bene, diciamo che adesso non servono a niente, qua. Servono nelle cose a punteggio. Tipo qua c'era la race, però come vedete sono gialli, quindi sono già riuscito a fare il tempo migliore. E ho preso i rispettivi bonus. Allora, salviamo qua, perché adesso andiamo nella zona nuova, direi. Dove sei finito? Ah, probabilmente è morto. Ah no, è qua. Porca vacca. Sono morto io. Sono morto io, non è morto lui. L'ho salvato, vero? Sì. Ok, meno male. Non so se posso ucciderlo io lui. Ah già che ci sei di nuovo anche tu.
Vediamo. No, mamma mia, che danno fa. Secondo me non posso mica ucciderlo a staffare. Devo cercare di baitarlo. Che torni giù. Ma lui sta sul merda. Ma no, ma secondo me non posso ucciderlo. No, è una di quelle cose inuccidibili. Inuccidibili. Ciao, Steve. Buongiorno. Però io voglio andare allo stesso tempo a prendere quella roba là, quell'oggetto là, perché sì. Benissimo, l'abbiamo preso, adesso dobbiamo rifare il giro nascondendoci dietro tutto. Non ci provare. Ok, ok, ci siamo. Perfetto. Tanto posso farlo una volta sola, quindi non riesco a ripetere. Ok. Molto bene. Come la va, Steve? Tutto bien? Benissimo. Qui chiuso. Eccola lì. E ci dà anche il teleport. Secondo me però quella lì è un boss o qualcosa del genere. E come cazzo ci arrivo lì? Mi sta parlando, comunque. Ma non sto vedendo. Magari bastava assistere al dialogo e mi apriva la porta. Infatti... Pass through Nestor Courage Trap. Infatti, bastava assistere al dialogo. Va bene, ok. Warp. Qua è chiuso. Beh, adesso che abbiamo messo il perk del... Il perk del drop dei bulloni. Quel perk ha il suo perché. Quel perk ha il suo perché. Ci arrivo? No, cazzo. Non ci arrivo. Ma non potevo saperlo. Vabbè, ci arriverò da dietro. Allora. Aia, la vedo grigia. Il problema non sono quelli che sparano. Il problema sono i cazzilli che mi spuntano da sotto. Porca troia. Allora, voglio ucciderlo perché speravo che mi desse qualcosa da mangiare, cosa che non sta facendo.
Loro magari qualcosetta me la danno. Mi sta andando solo bulloni e sto rischiando tantissimo a fare questa roba. Ciao Saga. Non mi ha dato... Sì, qualcosetta me l'ha dato. Ciao Saga, ciao Cepsi. Forse avrei dovuto salvare. E qua? Precisamente come avrei dovuto fare, scusami. Allora, fatemi un pochino vedere. Allora. Non posso arrivarci, Ola. Probabilmente per tornare indietro, allora. Qua bici. Qua ho aperto. E posso andare a salvare. E vado a farlo subito. E devo capire, però, perché mi ha voluto portare lì. Come state, ragazzi? Là c'è una cassetta, no, quindi no, è una stanza chiusa. Devo capire il timing per arrivare lì. Allora, se io... Proviamo a fare una cosa. Vai. Ok. Perfetto. Maestro che sono. Mamma mia. Ottimo. Poi chiuso. Adesso scapperanno. Ok, sicuro. E devo andare a... Qua mi fa salvare, quindi mi aspetto uno scontro da... Uno scontro boss, che è quasi ora, eh. L'ultima volta che ho chiesto a gran voce uno scontro boss ho bestemmiato per non so quanto, perché mi aveva dato del bel filo da torcere. Whee! Caduto. Però lo voglio adesso. Perché è bello andare in giro, ma... Spostati! Voglio anche cercare di... combattere un pochino. Yep! Yep! Benissimo. Quando sono cadere delle live mattutine, grazie. Grazie mille. Anche a me, perché mi diverto sempre un sacco. E poi, se posso tenervi compagnia, mi fa molto piacere. Perché voi tenete compagnia a me e io tengo compagnia a voi. E tutto questo è molto bello. Bello molto. Bello molto. Ciao, Sherlocky. Oddio. Dio, Dio, Dio. Allora, devo cercare di aprire. Non ce la farò mai. Quindi,
Il giallo lo apriamo qua così. Ok, mi si è chiuso quello. Rosso. Giallo. Rosso. Sono chiuso. Questo non va bene. Però posso fare così. Così. No, non posso fare così. Posso fare così. Questo chi me lo comanda? Quello lì. Quello. Quello mi comanda quello. Però io posso andare a aprire quello là adesso. Ok. Quindi posso andare a aprire il verde. Se fatemi un po' vedere. Quello mi chiude quello. Quello mi chiude quello, ma magari questo mi apre quello da sotto. Porca troia. No problema. Ah sì, big problema. Quindi vediamo un pochino, qua sotto adesso sono tutti aperti. Però lassù c'era anche altra roba. Quindi io posso da qua riuscire ad aprire anche il giallo, domanda. Più che altro perché il giallo non si è aperto? Io l'avevo schiacciato il giallo. Ah, ecco qual è la ciulata. Ecco qual è la ciulata del giallo. La ciulata del giallo è che io devo riuscire ad aprire. Questo non mi interessa. Quello. Non quello. E questo. Porca puttana, c'è di nuovo sto bastardone qua. Ok. Ok. Perfetto. No, che ho fatto? Ok. A posto. Sì, mi ha trollato. No, perché c'era l'interruttore anche sopra, non l'avevo visto. Dandogli la spadata... mi ha attivato anche l'interruttore sopra. Allora, io faccio così, quindi mi apre qua e posso andare a salvare, perché se devo rifare tutta quella roba là, io piuttosto mi ammazzo. Quindi salviamo. Via. Ah, c'era un altro save-ino qua. Va bene. Chi sono io per non farlo? E c'ho scritto citrullo io in fronte.
Ci ho scritto Citrullo, io impronte. Mi sa che ho scritto Citrullo impronte. Vabbè, oh, non poteva andarmi sempre bene. È andata bene la trollata su 2 su 3. Allora, chi è? Beccati questo. Ga! Dai, che voglio farti il culo, grande mulo. È passato attraverso la porta. Boom. È bello il fatto che si possa raggiungere in... serve un cazzo, però il fatto che si possa raggiungere in due modi, quindi o così o se no utilizzando anche i cosini che ti appendi. Yep. Mi fai rimbalzare, ma da quando? Devo rimangiarmi quello che ho detto? Facciamo il giro da sopra allora, va? No, vedi che non mi fai rimbalzare sopra? Vedi che non mi fa rimbalzare sopra, perlomeno non a questi. Prendiamolo. Fa un pochino più male. Allora, di qua o di là? Porca. Però un cuore mi serve. Allora, aspettiamo che arrivi di qua. Vieni qua. Vieni qua. Bravo scemo. Yep. Spostati. Via. Via. Ok. Preso. Molto bene. Sulle parti che non posso hittare, sì, mi fa il rimbalzo. Vedete? Ma sui nemici no, ed è una cazzata quella. Perché mi muore veramente un pochino il senso. A parte che ha un timing stupidissimo. Ma va bene. Palombella. Benissimo. Ce n'era ancora uno sotto? Ho visto male. Ah no, c'era questo qua che si muoveva. Dai, non sono riuscito ad adoggiarlo, sto giro. Complimenti. Mi chiamavano Master of Dodge proprio. Ok. Perché non ti apri?
Perché non ti apri? Bugghino. Ho dimenticato qualcosa. Teoricamente quelle illuminate qua. Ah, ok. Non era un bug. Non era molto chiara, però sta cosa. Ah, la scala mobile. Ecco perché. Serve la porta, l'interruttore verde. Salvino, molto bene. Porte rosse. Forse devo dare fuoco. Mi dice di non dare fuoco. Magari devo dare fuoco. Ok, qui mi sa di... C'è una porta che si chiude appena entro. Ecco. Eccola lì, boss. Visto? C'è di nuovo la rampa. Quindi vuol dire che con la rampa io mi avvicino probabilmente per riuscire a colpirla. Anche se avendo questo, forse un pochino si va a perdere questa roba. Vediamo. Dammi roba tu. Tra l'altro penso, presumo che saltando là mi danneggi, vero? Sì, ok, fulmine mi danneggia. Madonna, che casino. Che casino, devi muoverti tantissimo e devo utilizzare... Praticamente solo lo sparo. Anche perché come si avvicina il melee poi è in... Non serve più a un cazzo. Per il semplice fatto che quando lei scende io devo scappare. Allora lassù mi dà l'energia se riesco a prendere Piripicchio. Il problema è riuscire a distruggerlo Piripicchio. Eccolo qua, ok. Bon, così? Non capisco questa cosa qua. Non capisco come mi colpisce nella fase quando è a terra, con quello sparo. Cercare di vedere un attimino com'è la baracca. Allora, tu cosa vuoi? Vai. Allora, visto che il boss è di là, andiamo a vedere prima qui che cosa c'è. Ah, ok, qua torno indietro. Qua c'è il teleport. Secondo me lei ci dà il weapon chip del fuoco, qualcosa tipo lo sparo col turbo cannon, questa roba qua, invece che con lo schifo, questa roba qui con il direttamente con il col fuoco. E poi magari veniamo a provare a dare fuoco a questi cosi qua. Ok, adesso fa quella roba là.
Ok, easy. Ok, se non fa, se non fa grosse cose, l'abbiamo masterata. Ok, credo che qualcosa abbia fatto. Credo che qualcosa abbia combinato. Vai Naomi, salvati almeno tu. What the fuck? Devo distruggergliela sta corazza, sì. Pensavo che potesse essere più potente questo, ma fa abbastanza cagare anche perché non ci arrivo lassù. Sì, comunque sia non è nulla di difficile. Questa, anche questa fase qua. E ti dà anche abbastanza... Don't touch teddy bear, ok, quindi... Ah, l'ho colpita col toy, quindi si è arrabbiata. Ho anche sbloccato l'achievement, forse proprio per quello. Dai che sei andata, su. Il problema è che sono andato anch'io. Porca vacca. Ok. Sì, questa seconda fase è un pochino più caotica, però GG, dai. È andata bene. E qua è proprio un pochino servito a niente il fatto di questa roba qua, eh. Non volevo! Non volevo! E non volevo! Mi sono investita in bici! Vabbè. Ma porca. Beh, però mi ringrazia, quindi dai. Ok. Non volevo, io volevo farmi un numero sull'alpipe, l'ho schiacciato, l'ho investito e l'ho fatto esplodere, vabbè. Oh, finalmente. Ok. Abbiamo trovato questo. Che ci permette di attivare... Ok, ci permette di attivare quegli affari là. Hop, hop. Hop, 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 hop. Perso la bici, via. Salviamo. Chi è? Figo. Piacerebbe anche aprirla però questa botola. L'apro. So che posso andarmene via col warp, ma voglio capire come fare ad aprire sta botola. Non posso. Non posso aprirla quella botola.
Non posso. Vabbè, fa niente. Allora, quindi, che cosa devo fare adesso? Posso andare a vedere tutti quegli altri cazzilli. Che qua c'è una porta. Lì c'è un'altra porta che mi permette di passare. C'erano dei punti con quell'interruttore lì. Is this my whip? Scusate. Ok. Madonna, proprio non ne ha nessuna pietà. Occhi, gola, maroni. Brava Apple. Sì, è pieno di citazioni a film e videogiochi dell'epoca. Allora, io volevo... Aspetta, cosa mi dici? Mi dai una nuova bici? Cazzo, non la volevo ammazzare, però sono un pirla perché ho già salvato, però, vero? Provare a rifare... Avevo già salvato? Forse non ho salvato. Allora, se non ho salvato, tanto poi si può skippare molto velocemente i dialoghi. Prova a farmi uccidere. Ma mi sa tanto di aver salvato. Ma pirla, io che volevo farmi i numeri con la bicicletta e l'ho investita. Magari parlando la salvavo, o magari moriva lo stesso, eh. Vediamo un po'. No, sono quasi sicuro di aver salvato dopo la boss fight. Ah no, mi ha fatto l'autosave. Non ha mai fatto un autosave in vita sua questo gioco e me lo fa adesso. Ora, volevo andare a vedere un attimino una cosa. Abbiamo visto che qua c'era... C'era questa porta qui. Vai. Ah, ho salvato subito dopo, ma comunque mi ha fatto l'autosave. Ciao, Albe. Ciao, caro, come stai? Allora, volevo vedere un attimino qua. No, di qua. Ok, no, è semplicemente una scorciatoia. Però quella, invece, non è una porta. Ah, però non ci posso passare. Non è una porta. No, scusami, Non riesco a capire. Io sono qua. Questa roba qua che cazzo è? Questa roba qua. C'è qualcosa di nascosto? No. Non c'è nulla.
tutto bene, Albe. Tutto bene. Niente, non riesco a capire cosa sia questa. E tu ha? Spero anche tu ha. Io però adesso non ho minimamente voglia di rifarmi tutto il giro. Quindi muoio. Adesso voglio, prima di andare a cercare di capire dove devo andare, visto che ho sbloccato il cannone dell'elettricità, voglio iniziare ad andare a vedere un pochino in giro. Dove ci sono di quegli interruttori, tipo qua. Qua ce n'è uno e mi apre questa. Quindi per andare lì... Ah, posso passare qua, effettivamente. Anche qua ce n'è uno. Ah no, qua è quello che mi ha dato per uscire. Ok. Qui no. Possiamo passare qua. Sì, forse è la più veloce. No, dove abbiamo detto? It's me, Peppe! Ciao, Peppe! Ciao, ragazzi! Come stai, Peppone? Grazie per la resub! 42 mesi di pazzie di Peppone! Grazie mille, Peppone! Cosa ci racconti di bello? Siamo andati un pochino avanti, eh. Yep. Siamo andati un po' avanti e tutto molto fico. Merda, merda, questo fa male. Questo fa malissimo, via. Allora, è da... Ah, è dalla parte del buio. Ok, dalla parte del buio... E sì, mi ricordo, ok. È qua. Devo tenere la luce accesa col mio bellissimo guantone. E a quanto pare devo andare a utilizzare. Ma non ci arriverò mai. Non ci arriverò mai per tempo. Di seguito sono in smart, dai. Grazie, Peppe. Allora, no, non è qua. È qua. Porca. Allora, io devo fare... Così. Doute! Grazie mille per il follow e benvenuto. No, devo andare più avanti. Così lo prende. Ok, così lo prende. Facciamolo al giro dopo. Grazie per il follow e benvenuto. Tutto per andare a prendere quella roba. Sì, ci arrivo abbondantemente bene. Credo. Ok. Perfetto. Benissimo, possiamo anche salvare qua, e questo l'abbiamo preso. Tra l'altro, punto esclamativo turbo, ragazzi, per questo bellissimo giochillo. Allora, vediamo se ce ne sono altri di quei così lì. Qua no, qua no, qua no. E mamma mia, grazie mille, grazie ragazzi, aspettate un attimo che vengo a salutarvi, aspettate un secondo che mettiamo un attimo in pausa. Aspettate un secondo e benvenuti a tutti. BBC, thanks for the follows e benvenuti. Grazie Doute, grazie mille, grazie. Grazie per il ride, grazie per la presentazione.
E benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Come va? Cosa avete fatto di bello questa mattina? Io mi presento un attimino, sono Pezzi Nerd e su questo canale porto principalmente indie game dal sapore retro game, picchiaduro e tanti tornei, perché l'indole retro mi impone di fare moltissimi tornei arcade retro, perché sì, possiamo fare anche i tornei dei vecchi giochi da sala giochi, cabinato che non ho qua ma ho di sotto, con il programma Fight Kid. Tra l'altro non vi ho chiesto, io spero siate italiani, parlate italiano, perché sennò sto facendo tutto questo mega pippone e poi non mi capite. Mi capite? Comunque sia, grazie mille, benvenuti a tutti, grazie ancora a Dout per il ride. Oggi stiamo giocando Turbo Kid, un gioco indie dal sapore molto retro che potete trovare anche qua. Lo stiamo portando avanti da qualche live ed è tutto molto bene. Comunque sia, se invece non capite, thanks for the raid, welcome here, I'm Pezzi Nerd, enjoy the stream. Allora, e thanks BBC for the follow. Mamma mia, internazionale proprio. Ok, siamo a un punto in cui dobbiamo... Arrivate dal Quebec. Quebec, che in piemontese vuol dire Quebecco, che vuol dire che faccia tosta. Thanks for the raid. How do you do in the stream? You play just chatting or something else? Allora, I'm sorry for my English, but I'm a little bit rusty and I'm it's very terrible, but I know. It's like this. Qua ci vuole Paolo con il suo figo accento. Esatto. Today we're playing Turbo Kid. Is a Metroidvania inspired by the movie Turbo Kid of the 2015. It's very cool. It's very cool. It's a classic Metroidvania with some strange feature, like the cycle, the bicycle, for the where you can do some tricks like this. Okay, you can fall down from the bike, and is a little bit faster to explore the map with the bike. And there's some kind of mechanics on the boss fight too, with the bike. It's very strange. It's very cool. Ok, adesso dobbiamo andare. Tra l'altro mi sono dimenticato di fare il follow a Dote, perché poi dopo voglio andare anche a vedere che cosa fa. Ok, I follow you, Dote. I'm curious to see your stream. Qui no, dicevamo. I'm searching for an electrical item for unlock some door, but I can find it. It is closed. Some door here. Okay. Here, the first one. No. Wait, I prefer the star. When I say your English, no problem. They're the best friend is one of the creator behind. Really? Really? You worked on this game? Wow! Wow, very cool!
Really nice. Thanks for coming here. Oh, okay. Here? Here? Yeah, I'm sorry for my English, but I'm an old Italian man. My English is this. Okay. International move. Italian move. Qua forse adesso possiamo venire. E forse possiamo anche andare da Jimmy. From Jimmy 7. Where is located? Jimmy 7. Where? No, Jimmy 5. Jimmy 5, alright. Where is Jimmy 5? I'm searching for the garage of Jimmy 7, but I... Here. Okay. Here. I placed the marker for Tracer. Okay. Nice. Then. Another electrical... Here. Okay. Here. It's shown on the map, but the star is more easy for me. Here. Here, I don't know how I can reach it. No. Okay, I'm okay. I'm okay. But first, we need to go to Jimmy 5. Here. The nearest teleport is here. And my nearest teleport is... Nothing. I can reach this with bike. Woohoo! That... I write as well in this game, if we're literally going, all the plot line. Niente, non sono capace di andare con la bici. Allora, ok, adesso teoricamente io con la mia skill del cazzillo qua dovrei poter arrivarci. No. No. Yes! Cartridge. Qual è? Ah, increase the damage output for bike optics, ok. Perfect. Ok, now, we can go here, and then go... here. From this teleport, I suppose. Yes. Yes. No. Wrong way. Ciao, Nintendo. I ask you a question. Why for the shoot from crouch you choose the way of the trigger and not the way on the down arrow?
for some mechanics? Or for what? I masked this from the beginning. Sto chiedendo questo perché c'è uno dei creator che mi ha raidato, uno dei creator che ha fatto questo gioco, quindi se mi sentite parlare in inglese non è che voglia fare chissà cosa, anche perché non me lo posso permettere essendo il mio inglese terribile, ma perché voglio cercare di capire una cosa, una di quelle meccaniche, una di quelle cose per cui io vi ho detto che secondo me questo gioco andava leggermente rivisto, che è il fatto di avere il... lo sparo crouch sul tasto invece che sulla levetta. E adesso gli ho chiesto, magari c'è qualche motivo. Però non so se sia... se lui in prima persona sia in live, in chat. Allora, quindi questo mi apre questa. Quindi se questo mi apre questa, io faccio... sbagliato. Così. Merda. Merda, come la apro questa? Ok. Ok. Ok, devo fare il giro di qua. Devo fare il giro di qua. Togliamo pure questo. Ah, scusami! Ho letto distrattamente, grazie Saga. Il suo migliore... vabbè, magari proprio per quello mi sa rispondere a questa cosa. Merda. Ok, una cartridge, molto bene. Adesso andiamo a vedere anche che cosa abbiamo... che cosa abbiamo... che cosa abbiamo trovato. Questo no. Questo. Ok, quindi... questo. Benissimo. Allora, questa l'abbiamo fatta. Poi abbiamo detto, voglio andare qua. Quindi voglio venire qua. Anzi no, qua che è meglio. Ci vado a piedi. Ci vado a piedi, sì. Faccio prima. Per non andare a cercarmi un teleport, che tanto comunque sia. Questo gioco è tratto da un film, 2015, si chiama Turbo Kid. Esattamente. No, ho sbagliato strada. Oh. Ok. Mi dimentico sempre che investendo la gente con la bici ce ne siamo accorti a nostre spese, uccidendo la poverina, la malcapitata boss. Che la bici fa danno.
E vaffanculo. Sti così infiniti. Qua c'erano anche dei... C'erano anche dei... delle race, mi sembra. Ok, qua salviamo perché lassù c'è la... Mi sembra che sia una musicassetta, non un... Ciao, Umbe! Ti avevo evocato prima perché c'era... C'è stata una parte fighissima... Dove... C'erano dei tizi che ascoltavano death metal... Facendo headbagging, è stato bellissimo. Allora, devo andare qua. Cassetta, perfetto. Quindi questo lo possiamo togliere, questo lo possiamo togliere. Quindi adesso fatemi un pochino vedere qua, qua e qua. Qua scendo e mi ricongiungo qua, quindi potrei venire in questa zona qui. E devo andare qua. Per andare lì vado dritto per dritto. Vado dritto per dritto e in un modo o nell'altro ci arriviamo, no? Sì. Liscio. Matsu sta meglio di noi, sta meglio di noi, sta facendo tutte a tutte balle, tutte storie per farsi coccolare. Vero? No! No! Spostati! Comunque guardate la diversità del pubblico di Twitch, no? Allora, io no, lo sapete, non guardo i numeri perché sennò avrei già dovuto smettere di streamare da almeno 2 anni, ma ho ricevuto un raid almeno quasi mezz'ora fa, non se n'è andato via nessuno. Riceviamo i raid dai nostri connazionali, tempo 3 secondi scappano tutti, cioè proprio abbiamo una soglia dell'interesse pari a zero noi italiani. E questo si riconduce anche un pochino al discorso che facevamo io e Davo questa mattina, cioè che facevamo io e Davo su una chat che abbiamo dove utilizziamo per trovarci, per picchiarci sui picchiaduro, no? Perché noi non sappiamo valorizzare mai un cazzo di quello che ci viene dato. Si parlava di questa roba qui, cioè con questo non che non valorizzate me perché non guardate il mio stream dopo i raid, sia ben chiaro, il discorso era un altro, il discorso era e ci arrivo anche con... Perché non sale? Perché non sale? Ah, perché devo fare il giro, ok. E ci arrivo anche per quanto riguarda proprio il fatto del raid. Si parlava del fatto di perché su picchiaduro esistono solo Street Fighter 6 e Tekken per il mondo e per i casual e per tutto il resto, nonostante ci siano stati grossi problemi anche a livello di game e di patch fix di Street Fighter 6, ma comunque sia la gente... Cioè, Street Fighter 6 e giochiamo quello anche se è zoppo, perché comunque è mainstream. È mainstream e per la gente esiste solamente quello. Le alternative non è che non ci sono, ci sono e sono molto valide. C'è Strive, c'è Granblue Fantasy vs Rising, c'è Undernight in Birth, c'è un casino di roba di fighting game molto molto belli. Perché noi ci stiamo sempre dietro alle cose ultra mega che vanno di moda, ultra mega pompose e ultra mega famose. Tutto questo, tutta questa nostra superficialità, e lo dico per quanto riguarda proprio il livello italiano, ma questo discorso va anche un pochino, esula anche un pochino fuori dall'Italia, diciamo. Scusate, voglio fare un attimo questa parte qua perché non vorrei che mi si chiuda la porta e poi dopo continuo il discorso. Questo si riconduce un pochino in tutto, perché anche in
Ah, sei già richiuso, sei già richiuso. Anche in musica. Ok? Ti dicono, vabbè, ma la gente non è capace a sponsorizzarvi, non siete capaci a, a fare pubblicità di determinate cose, quindi le cose non vengono trovate. Il Grand Blue Fantasy non ha avuto la stessa impatto mediatico, la stessa sponsorizzazione di, a livello pubblicitario che ha avuto Street Fighter 6 o che ha avuto Tekken. Siamo d'accordo. Ma allora per queste cose qua noi andiamo sempre in vacanze su MSC Crociere? Andiamo sempre in vacanza su Costa Crociere? Non ci prendiamo un aereo e andiamo tipo in Thailandia? Non ci prendiamo un aereo e andiamo tipo in Nuova Zelanda? Non ci prendiamo un aereo e andiamo tipo a vedere i geyser in Islanda? No, facciamo tutti i viaggi di Costa Crociere perché sono sponsorizzati su pubblicità sulle TV nazionali. Sta un pochino a noi anche girarsi e guardare quello che la roba ci offre. Il Metroidvania, tipo questo, che è bellissimo, non l'ho trovato sponsorizzato su Twitch come mi sono trovato magari sponsorizzato Elden Ring o come mi sono magari trovato sponsorizzato Street Fighter 6. L'ho cercato e le alternative belle ci sono, ok? Perché poi alla fine la gente si incazza? Perché un gioco con delle potenzialità enormi come Grand Blue Fantasy vs Rising viene dimenticato, nonostante tanti streamer abbiano provato a spingerlo, e metto anche il nostro schiaccio in mezzo a questo, viene mandato sfanculato dopo un mese, nonostante un hype, la gente l'abbia comprato e tutto, perché non c'è più gente che ci gioca. Certo, perché non c'è gente che ci gioca? Perché la gente gioca ad altro, gioca alle cose belle, perché ci fanno i tornei e tutto. Alla fine il videogame è divertimento. Poi c'è anche chi lo fa per lavoro, per carità, su questo non sono io quello che deve andare a dire chi deve far cosa. Però poi non ci lamentiamo se non ci sono alternative. Giochiamo a Street Fighter e Tekken perché non ci sono alternative. No, le alternative ci sono, siete voi che non le inculate. È ben diverso. O che le dimenticate subito. Boh, ho finito lo sfogo. E la stessa cosa succede anche in musica. Una volta c'erano i talent scout, quelli che andavano in giro a cercare i ragazzi che andavano a suonare al pub. Adesso è tutto girato sui talent show, non i talent scout. Perché la gente che va al bar, a parte che adesso trovare un pub qua da noi, dico, che faccia fare musica dal vivo, che non sia revival o le solite tribute band o quant'altro, è praticamente impossibile. Per una volta c'era il tipo che se andava a bere una birra andava a vedersi i locali e dice, guarda, questo qua potrebbe essere figo, magari seguiamoli. Adesso no, adesso la gente fa il talent show, guarda i numeri, guarda il gradimento, in base a quello fa vincere uno, fa vincere l'altro. Non dico che i talent show non siano meritocratici e non dico che non esca gente brava dei talent show, dico che è una scorciatoia, come una scorciatoia la pubblicità per far conoscere roba e gente che non sono famosi. Allora è troppo facile. Chi fa strada, chi va avanti, chi ha i soldi. Chi fa strada, chi va avanti, chi ha le possibilità economiche. Che palle, basta. Bon, sfogo finito. Sapete quanto io ho a cuore l'indie? Senza andare a parlare di altre cose, di roba capitalista, poi roba che dice di essere anticapitalismo, poi invece si è i primi della truppa, no? Allora, fatemi provare a fare una gara. Proviamoci. Sì. Si è andato così tanto che mi è saltata la corrente in casa. Ok. Questa è ragione su molto. Sul sito Viola se vuoi sfidare... No, ma non mi interessa niente della... Allora, sono tanti che si piangono addosso, i piccoli non hanno visibilità, i piccoli non possono crescere. È un'azienda, ok? È un'azienda che spinge chi deve spingere, chi gli fa fare soldi. Quindi il mio discorso non era un discorso di numeri. Come ho detto all'inizio, non me ne è mai fregato un cazzo. Se io guardassi i numeri, non dovrei neanche più streamare, né di mattina, né di sera, né... mai. Ok? Io ne stavo facendo un piccolo discorso mio personale sul fatto, ho ricevuto un raid mezz'ora fa
Da 80 persone, quanti cavolo erano? Sono ancora tutti qua. Ricevo un ride da 80 persone e ne ricevo la mattina di ride di gente italiana di 80 persone. Un secondo dopo sono andati via tutti, ok? È proprio un discorso nostro di attenzione e di voglia di scoprire, voglia di interesse e voglia di altro. Poi io posso stare a pelle sul cazzo a tantissima gente, ma su 80 sto sul cazzo? No, loro sono ancora qua che guardano. Sì, vabbè, dita, assolutamente, assolutamente. E il discorso che ho fatto, soprattutto a livello artistico, c'è tantissima gente che disegna da Dio, c'è tantissima gente che traduce da Dio, c'è tantissima gente che anima da Dio. Adesso utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma va bene così. Ma va bene così. Cioè, non mi interessa a me il fatto che la gente venga a guardare me. La mia riflessione era proprio sul fatto di quanto la gente interessa guardare roba. E sono due cose ben diverse. Perché io starto la live e non pretendo che vengano 70 persone a guardare quello che faccio, perché io sono uno di tanti. Contrariamente ad altri, io non mi elevo a dire quello che faccio io lo faccio solo io, o come lo faccio io lo faccio come io. Sto facendo un gameplay, come lo faccio io lo fanno mille altri, e anzi, molto meglio. Molto meglio. Stavo poi parlando del fatto che sono ancora qua. Proviamo a fare la race. Basta. Boh, sfogo finito. Da che parte devo andare? Ahia, c'è anche la freccia. Vediamo. Sono un cretino. Allora, devo poi passare da sopra, Chissà se le ho prese tutte. Ok, ho capito una cosa. Se io faccio il trick, mi dà un boost di velocità. Non l'avevo capita sta cosa. Vabbè, adesso sono caduto, per carità. Ma se io faccio il trick, va più veloce. Cazzo, ok, ecco come facevo. Ok, non l'avevo capita questa cosa. Non l'avevo capita. Interessante, molto interessante. Ok. Sì, voglio provare. Un secondo e 0,2, cadendo mille volte. Sì, lo facciamo assolutamente questa volta. No, ma non voglio essere, non voglio né fare pena e né voglio fare il criticone e né voglio fare quello che appunto fa pena. Lo dico veramente perché lo penso, questa cosa qua. Lo dico veramente perché la penso. E poi mi fa piacere che voi siete qua perché lo faccio, perché faccio ridere e tutto, che sono scarso, che... Ma poi noi ci conosciamo personalmente, quindi c'è anche quella cosa di che mi volete bene, no? Però... Sai, chi entra che non mi conosce, merda. Pochi si fermano a guardare quel che sta succedendo di Ita. Forse avrei potuto anche... Dai, che palle! Minchia la mosca, no, Ho perso la bici. Affanculo. Ci arrivo lo stesso. Però l'ho fatto malissimo. Non ho detto fai ridere, ho detto giochi facendoci ridere. La potete ridere gli uccelli in questo gioco? Niente. Sì, ci sono già stati gli uccelli, assolutamente. E vuoi mica che ci sia un gioco che gioco io senza gli uccelli? No. Ok, li abbiamo presi tutti. Quindi, adesso dobbiamo andare in... No, me l'ho capito, Peppe, non è che stavo criticando il fatto che tu mi hai detto che faccio ridere, anche perché poi comunque è vero. Gioco talmente male che faccio ridere, mi sta bene.
Allora, di là... A parte che io adesso posso andare. Vi ricordate che c'era un punto in cui io non riuscivo ad arrivare perché c'era il bidone troppo lontano? Dove cazzarola era? Era nelle fogne, questo me lo ricordo molto bene. Però dove non me lo ricordo. Tipo qua io probabilmente ci potrei arrivare da qui, ma queste due porte sono chiuse e non so ancora come aprirle. C'era un punto, mi ricordo. Vabbè, facciamo una cosa alla volta, va. Non posso fare... Ciao Emma, come stai? Far ridere è il miglior complimento che si possa ricevere. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Preferisco far ridere e giocare male che essere noioso. O petulante. Allora, lassù devo arrivare. Via. Ok, ce l'abbiamo fatta, quindi questo lo possiamo togliere. Aspetta, se io scendo di qua, sono dall'altra parte. Come stai, Mino Bello? Ok, qua è solo uscita. Benissimo. No! Ho sbagliato. Vabbè, poco male, posso ritornare. Aspetta, qua c'è una stanza chiusa, presumo, quindi ci sarà qualcosa, esatto. No, si ragionava, non so, Emma, se sei già arrivato... Se è arrivato nel momento Johnny polemica o se... Cioè polemica, no. Johnny considerazioni più che Johnny polemica. O se sei arrivato solamente adesso. Aspetta, adesso recupero anche la chat. Ma poi non giochi male, non hai visto me? Sembra che avete visto che le fosse... No, gioco veramente male io. Gioco veramente male. Arrivo quando parati di cielo. Ok, allora non c'eri ancora prima, perfetto. Sì. Si parlava del fatto che ho ricevuto un raid da uno streamer estero, straniero, e che dopo mezz'ora sono ancora tutti qua. E quando invece ricevi i raid dalla gente italiana, perché noi siamo così, se ne vanno via subito tutti. Ok? E non lo dicevo con la... presunzione di dire io sono Dio sceso in terra o... Ah, è qua il nido. Quindi vuol dire che c'è un buco qua? No. Con la presunzione di dire dovete seguirmi o cosa? No, era solamente una considerazione per quanto riguarda, come tantissime cose, quanto siamo approssimativi noi italiani rispetto all'altra al resto del mondo. Tutto lì. Allora. Adesso leggo anche quello che avete scritto. Prima mi avevo veramente minacciato che stanno proprio per mandarmi a casa, ma oggi l'ho interiorizzato. Se fanno queste cose qua, Emma, non ci perdi nulla. Lo so che è lavoro e lavoro ed è quello con la quale ci si campa, però se ti trattano così, ci perdi nulla. Perché andare a minacciare una persona che poi magari, se fai questo, allora poi ti tengo. Anche no.
Controllare piuttosto che capire cosa devi capire, devi fare questa cosa per farti capire dove devi andare. Pazzesco. Viva il pubblico, ragazzi. Il posto fisso, come dice Checco Zalone. Ditemi quello che volete, ma... Non ci arrivo mica? Sì. Bene. Ok. Quindi questo lo possiamo togliere. Ora ho finito le cose da fare. Dove cazzo non è già lo skate park? Allora, lo skate park è qua. E dove devo andare a prendere la roba, scusami? Devo prendere il weapon chip allo skate park. Ma dov'è? Comunque hai ragione, è incredibile cosa che dirai, pochi spettatori esteri beccati negli anni sono un sacco, è troppo scemo per... Ma poi oltretutto non capiscono neanche quello che dico, capisci? È troppo scemo per capire, se lo meno a gratis sono scemo perché gli sto insegnando cose, questa è bellissima, questa è bellissima. Questa è veramente figa. Sto facendo competizione perché sì, siamo addirittura nel livello della trama. Che punto siamo della trama? Allora, io devo... No, picchia duro PS1, scordatelo, su. Devo ancora trovare un... Visto? Devo ancora trovare il weapon chip dello skate park. Reach the top of the ramp of judgment. Devo capire come arrivare lì, allora. Anche Lightning Dome. Qua ho fatto tutto. Qua ho fatto tutto. Allora, innanzitutto andiamo a portare... Poi potrei andare a vedere qua se si può fare qualcosa, perché questa zona qui... No, qua è la chiesa, sarà la parte finale. Fatemi fare un... No, non sto comunque cercando di fare completismo, sto cercando di capire dove andare, a dire la verità. Semplice, pulito, pulito, papale, papale. No, tu consigli un picchiaduro per trollarmi. Ecco gli uccelli, Peppe. È finito. Vabbè, c'era un uccello là. Allora... Fatemi provare a fare una cosa. Eccolo qua. Era l'uccello. Qua sono già venuto. Si è buggato l'uccello. Ok, allora, fatemi un pochino vedere se io qua posso fare qualcosa. Allora, qua c'è la gara di bici, ma non voglio ancora farla.
la gara di bici che probabilmente devo andare in là. Vabbè, possiamo provare anche a fare questa, eh. Volevo solamente vedere se... arrivando da là... ecco, perché di qua è chiuso. Di qua no. Come faccio allora ad arrivare da lì, scusami? Se là è chiuso... perché? Perché non era abbastanza penduto? Per quello? Eh sì, non è abbastanza penduto. Però io posso fare un trick. Allora. No, al contrario. Quindi io posso fare. No. Non me lo fa fare, fa niente. Allora, fatemi andare a vedere. Ah, là è il Colosseo, che non mi interessa al momento. Facciamo due gare. In questo gioco è una bombetta, mi piace anche il film. Il film non l'ho ancora visto, ma mannaggia. Non l'ho ancora visto. Sì. Ma devo andare in là? No, sono sceso! Ma veramente devo fare sta roba? Ciao, no, ma è difficilissima. Come faccio? Tra l'altro ne avrò dimenticate sicuramente qualcuna. Ah no, non avevo dimenticata nessuna. Poi torno indietro, ma io lassù come cazzo ci salgo? No, dai, ma è difficilissimo. Cioè, qua mi viene da... devo saltare senza la bici. Sto andando completamente a caso, eh. Out of bound. Cioè, non ho capito assolutamente questa... non ho capito assolutamente. Vabbè, fa niente, dai. Allora. Andiamo allo skate park, quindi. Allo skate park era in questa zona qui. Mi sarebbe perso un gioco, assolutamente. Ma allora vi dico, perché subito pensavo fosse tutto un metroidvania a cavallo della bici, e quindi non, mi ero sbagliato veramente tanto. E invece contento di essermi ricreduto. Allora, io devo capire dove devo andare qua a prendere la weapon cosa. Perché ecco, un'altra cosa che non... che non apprezzo il fatto che non ti dica se io seleziono una missione dove devo andare. Tipo, vedete qua, acquire. Non mi dà... vedete, non mi dà l'info. Non mi dà l'info sul dove devo andare per andare lì, e sarebbe stato molto apprezzato. Che sia qua? Momento, adesso mi è venuto
mi è venuta un attimo un'illuminazione. C'era un punto effettivamente in cui io non potevo ancora arrivare. Potrebbe essere qua. No, no, era dall'altra parte. Di là. Non è qua. Ok. Qua. Ok, su di qua, perfetto. C'erano dei punti effettivamente che mi serviva il dash aereo, ma non mi ricordo dove sono. Adesso vi leggo, eh. Non è il periodo giusto per stressarti ancora di più. L'avevo puntato, pareva fichissimo. Laika. Laika non lo conosco. Io sto aspettando, vabbè, Nine Souls, che finalmente, Dio, uscirà a breve. A giorni. E che poi quello più Souls-like, Metroidvania, più che... Ah, là c'era... No, là era andato. E anche Deviator, secondo me, è molto molto interessante. Allora. Perfetto. Era qua che dovevamo venire. Break the open. Boom. Che ore sono? Ah, io devo anche andare poi a lavorare. È bello difficile provare la demo live. Allora, io dopo questo vorrei fare... Beh, questo e Biomorph. Poi dopo in lista ci sono Islets e anche Itora. Backlog enorme. Ma nel frattempo succederà Nine Souls, faremo Nine Souls. Lasciando comunque la priorità a Walter, perché lo sta aspettando. Anche lui. Quindi gli lascio un pochino di vantaggio. Poi intanto naturalmente lo recupererò. Ok, qua c'è questo. Quindi abbiamo trovato dove dovevamo andare finalmente. Tra l'altro qua io ero già venuto. Però... Ah, non ci potevo arrivare perché non avevo ancora la skillona che mi permette di fare questo. E non me lo permette neanche adesso perché sono... Sono scivolato. Bravo, fate lo shouter a Walter. Che palle, non ti devi staccare. Ok. Warp. Che musica poi. Mamma mia, veramente, grazie Zu per avermi ordinato, no, per avermi incentivato a giocarlo. No, ho sbagliato, non volevo prendere quella. Non volevo prendere quell'arma, fa niente, l'ho crivellato di acido.
aspettate, iniziamo a mettere un pochino due mark, perché sennò poi mi perdo. Allora qua e anche qua. Complimenti. Ok, è bello quando trovi cose da esplorare, ma c'è tanto da esplorare qua. Ok, qua secondo me si congiunge a qua, quindi aspettiamo un attimo. Taz, Taz anche lì come gli uccelli sempre in mezzo, eh. You can grovel in front of amazing Razma. Sì. A 5, ok, ne ho solo 3. Ah, ok, questo va bene. Va bene, però comunque sia io continuo ad avere sempre solo 3 bici. Ah no, ne ho 4! Quindi devo fare punti? Se faccio punti mi dà nuove bici? Però qua vado troppo su. Non va bene. Non va bene qua per fare i trick. Le metto su Wallapop e divento, ricco. Allora, qua secondo me sto andando nella direzione giusta, quindi io voglio tornare indietro. Voglio finire di esplorare di là. Aia, nasata. Nasata 2. Qua. Devo andare qui. Certo, quanti punti devo fare?
5.000 punti te li faccio come niente. No. Punti in 45 secondi. Te ne faccio in 10 secondi 5.000 punti. No, perché? Dai, adesso non li faccio per 5 secondi! Non l'ho fatti. Non li ho fatti perché mi sono imbossato, però adesso lo facciamo. Mi dà il progetto della bici? No. E 1 2 3 4 5 6. Andata. Finito. Ok, bike kit, molto bene. Quindi posso tornare dalla tizia perché ne ho 5. No. Siamo stati più bravi e più abili del previsto. 5. Bella la bici rosa, la voglio subito. Allora, dov'era? Qua. Su quanto sono bello con la bici rosa col carrellino davanti, col cestino davanti. Me la sono gufata da solo, esatto. Eccoci. Cartridge, molto bene. Vediamo un pochino che cartridge mi ha dato. Allora, questa ce l'avevo già, ah, questa qua. Speed up, speed up trick, ottimo, non mi serve un cazzo adesso però. Allora, abbiamo detto... Torniamo indietro. Caduto. Proviamo prima ad andare qua, dai. Alle spalle! Altri? Altri. Altri. Però qua c'è un bidone. C'è un bidone. Divano, il famosissimo divano bidone by Natuzzi. Però va bene, però va bene. Vediamo se ci porta qualcosa di concreto qua. Ok. Quindi provano a fare lolly. Devo fare attenzione che qua poi scoppiano un miliardo di mosche. Ok. Là potrebbe essere un problema, ma anche no arrivarci, anche perché io teoricamente prendo la rincorsa e salto e ci arrivo.
Esatto. Nessun problema. Accendiamo la luce. Questa bellissima feature che ci permette di tenere la luce accesa caricando il beam e comunque potendo sempre attaccare con il melee. Fighissima questa roba. Vediamo un po' dove siamo finiti. Allora, qua stiamo continuando a salire. Io ho paura, perché io non voglio salire fino in cima. Io prima voglio esplorare tutto. Quindi... altro di questi. La mia fortuna potrebbe essere che in un modo o nell'altro io adesso mi ricongiunga in qualche posto. Dubito di riuscire a essere così scaltro da passare lì in mezzo. Porca, sono sceso. Porco Giuda, sono caduto. Allora, però, forse se faccio così... perfetto. Perfetto, arrivo qua. Buon inizio. Buon inizio. Allora, lassù cosa c'è? Ok, qua c'è la porta e l'oggettino misterioso, che tanto misterioso non è, quindi... ok, devo dargli quella caricata. Perfetto. Chissene. Okay. Qui ci attacchiamo. Benissimissimo. Allora, facciamo così. E qua ci siamo. Adesso in un modo o nell'altro io devo tornare su. Devo tornare su. E qua diciamo che le cose si complicano. Dai! E come faccio lì? Scusami.
Ma è impossibile, è troppo veloce. È troppo veloce. Come faccio? È troppo veloce. Cazzo, non ho salvato. Lo sapevo che sono un idiota. Sapevo che sono un idiota, che non ho salvato. Mezzogiorno, devo andare, ragazzi. Vabbè, finiamo un attimino qua, andiamo dal divano, salviamo. Tanto alla fine... Turbo Kid torna la... la settimana prossima le balle, perché la settimana prossima sono di nuovo in merda, quindi mi sa che la settimana prossima di nuovo non ci sarà stream la mattina, ho paura. Ho paura di quello. Perfetto. Aia. Allora, qua adesso salviamo. Devo cercare di capire come fare ad arrivare lassù, perché è un bel bordello. Se sparo questo, magari lo rallento. Non gli faccio niente. Ok. E quindi abbiamo trovato forse anche l'ultima pagina del fumetto. Se troviamo un teleport andiamo subito a vedere. Ok. Molto bene. Complimenti. Porca vacca, che mira che c'hai. Ancora. Yeah. Ah, là c'è la stronzetta. Yeah. Allora, la situazione si mette male. La situa si mette male. Cosa mi ha colpito? Dammi da bere, da mangiare, dammi da mangiare, dammi da mangiare. Ma no, niente. Ma niente, niente proprio, ma niente proprio. Ah, ma lì uscivano le seghe. Ok. Ma niente.
Iki, grazie per il raid, benvenuti ragazzi. Sono quasi in chiusura, ma grazie mille per il raid. Grazie Kikina, grazie, grazie, grazie. E benvenuti ragazzi. Come state? Come state? Come state? Cosa ci avete fatto di bello oggi? Grazie per il raidonzo e benvenuti. Io sto giocando a Turbo Boy, gioco bellissimo che potete andare a trovare con il comando punto esclamativo Turbo, e ve lo consiglio perché è veramente una delizia, ve lo straconsiglio. Grazie mille per il raid e benvenuti. Potrei fare così, un'altra pagina, ottimo. Adesso sì, le abbiamo trovate tutte sicuro. Maledetta, e tu sia maledetta. Sapete cosa posso fare? Allora, aspetto che arrivi lui. Non me lo fa uccidere da qua. Ah, t'ho pregato. Vediamo un po'. Top! Loro rivivono. Se vanno sui cadaveri, rivivono. Ok, grazie per il la presentazione a Kiki e benvenuti ragazzi. Non mi sto a presentare perché tanto ormai ci conosciamo. Vedo più voi, vedo più Kiki che mia moglie praticamente. Grazie, 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 grazie ancora per il raid. Allora, quindi io là non posso andare, però molto probabilmente mi devo trovare a fare un giro. Un'altra pagina, ma non erano 5 le pagine? Ne ho già trovate un miliardo. Ma quante cose ci sono. È salita la cima. Di là è salita la cima per Turbo Boy, non poteva non tornare. Grande, Kiki, grazie. Sono contento che vi piaccia. E vi consiglio allora anche di andarlo a provare, perché per il gioco che è, costa una pietra. E vi consiglio anche di fare una cosa che io non ho fatto, ma ve la consiglio. Se volete capire di più sulla lore, di andare a di cercarvi il film. Perché sì, nel 2015 è stato fatto un film su Turbo Boy. È salita la scimmia per Turbo Boy, è bellissimo. Mi fa immensamente piacere questa cosa. Salvino. Allora, secondo me qua ci stiamo avvicinando. No, qua c'è una race che potrebbe portarmi qua. Ma prima voglio vedere qua sotto cosa c'è. E poi salviamo da quel divano, direi. Perché veramente ho paura che... che poi mi venga tardi. Allora, vediamo cosa c'è qua. Qua, se tanto mi dà tanto, non ci posso andare perché ci sono quegli spuntoni. Devo capire come fare ad arrivare lassù. E non credo di poterci arrivare con la bici, perché non ho abbastanza rincorsa. A meno che io non possa fare una roba del genere. Faccio così. Faccio un trick. Un trick un po' più bello. No. Devo fare un doppio trick così da prendere il turbo.
Non ci arrivo lo stesso. Però sì, secondo me la via è questa. Devo... Non avendo il pipe, devo... Devo scendere proprio sulla discesa, però devo saltare leggermente prima. Tipo qua. Non così. Eccoci. Non ci credo. Ok, ce l'ho fatta. Nulla è impossibile per Turbo Boy. Audio cassette. Molto bene. Allora, quindi, se io proseguo qua, vediamo. Allora, giusto per, tanto poi tanto se muoio, se stacco, essendo un gioco alla moda vecchia. Quanto sono vecchio io a dire alla moda vecchia. Non salva, quindi mi lascia dove sono rimasto. Quindi io salvo. Vediamo giusto che cosa c'è là. Proviamo a fare una garetta magari. Allora, salvo qua. Ci fosse un teleportino anche, non sarebbe tanto 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 male. Ma il teleportino non c'è. Secondo me qua vado dal boss. Sì, lì c'è gente da parlare, quindi scendiamo. Salviamo, mettiamo qua la stellina. Riempiamo di stelline questo. Proviamo a farci una prova della race e poi dove, come va va. Aspetta, prima voglio vedere. No, la facciamo blind, la facciamo blind, dai. Proviamo a fare questa gara blind. Ma qui è un... che giri devo fare? Sì. No. Ho detto no. No! Non le voglio vedere. Non le voglio sapere le regole, le so. Scarso sono e scarso rimango anche se me le spieghi le regole. Uno. Porca! Dove? Ah, non l'avevo vista quella. Vabbè, fa niente. Mi diceva che era sopra. Mamma mia, che casino. No, le gare sono veramente troppo incasinate. Però ci si può arrivare anche da qua. Sono belle, ma sono incasinatissime. Che bisogna utilizzare anche le skill. Eh no, è figo, ma è tremendamente incasinato. Fatto cagare. Detta proprio tra di noi. Ci ho messo 1000 secondi, però dai, proviamoci ancora una volta, su. Poi andiamo, poi andiamo veramente. Vai. Via! Caduto. Porca! Voglio vedere, essendo consapevole più o meno del percorso, quanto... Più che altro quanto mi convenga fare i trick o dove mi convenga... I bumper! Bump, bump, bump! Dove mi conviene effettivamente...
Porca. Ah no, qua no. Ma che giro ho fatto? Non dovevo andare qua. O sì? Però forse mi conveniva passare dall'altra parte. 50 secondi. Vabbè, però meglio. Però meglio. Allora, se io riesco a ottimizzare un attimino. A ottimizzare un attimino il... Che ore sono, madonna, è tardissimo. No, dai, l'ultima volta, poi ci riproviamo. La prossima volta, prima cosa che facciamo, proviamo a battere sta... A prendere tutte le stelline di questa... Di questa sfida. No, perché? Perché ho fatto un new? Perché ho fatto... Ah, ma perché pirla? Perché ho perso solo la combo. Era solo perché ho perso la combo del... Dei trick. Ah, qua non devo farlo. Qua neanche. Poi qua devo scegliere il sopra, che è più easy secondo me. E anche qua devo scegliere il sopra. Sì, fattibilissimo. Fattibilissimo. Se dici però ogni gara che... No, no, lo faccio. Adesso lo faccio al primo colpo, state a vedere. Che poi è il quinto. Lo faccio, poi vado, Via! Hop! No, cacchio, non devo saltare lì! Vabbè, fa niente, ormai siamo qua. Mi ha fatto 30, facciamo 31. Allora, qua non devo saltare, Facciamo così. Ho sbagliato di nuovo. Fa niente. Dai! Ho perso tempo e non capisco come posso fare a non perdere quel tempo. Vabbè, dai, 56 secondi su 55. Ho perso un secondo e sono caduto due volte, quindi va bene. No, ho fallito la partenza. No. Vai. Aspettiamo. Dai, proprio adesso vieni a chiamare mia moglie. Proprio adesso. Il classico. Classico che mi debba chiamare adesso. Vai. Porca. Ho perso il nuovo tempo, fa niente, va. Però forse ci arrivo. Minchia, per 27 centesimi, va bene, dai. Lo facciamo la prossima volta perché è veramente tardissimo. Allora, molto bene. Signori belli, io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a domani mattina, dove continuiamo non Turbo Boy, ma bye. Andiamo a vedere se c'è qualcuno da fare il raidonzo. Vediamo un po'. Vediamo un po' se qualcuno sta giocando Turbo Boy. Voglio fare...
Nessuno sta cercando Turbo Boy, sono solo io. Fatemi un po' vedere. Allora, Twitch. Sfoglia. Canali live. Turbo Boy. No. Turbo Boy, Turbo Boy. Non c'è nessuno che lo sta facendo. Mamma mia, siamo gli unici al mondo, ragazzi. O non sono io, sono io che non sono capace. Non mi trova. Canali live. Vabbè, non mi trova i tag. Non chiedetemi il motivo. No. Va bene, allora vediamo un pochino chi ci può essere, che ci può sconquifferare. Allora, dottor Pesso, è arrivato il momento di guardare la siate cazzo. È Turbo Kid, giustamente. Ma intanto non me lo trovo lo stesso. Non mi trova niente, non capisco come mai. Sono io. E basta. Turbo Kid. Sono solo io. Poi, siamo gli unici al mondo. Va bene. Allora, vediamo un pochino. Canali live. Togliamo. Comunque grazie per avermi... per avermi corretto. Qua no, qua no. Giochi di ruolo, MOBA strategia, sparatutto. Corse sport, horror. Vediamo tra i consigliati. Vediamo tra i consigliati cosa mi salta fuori. Babbalusi, FIFA. Ah, questo qua non era male questo gioco, effettivamente. Il grande giorno. Cos'è questa roba qua? Andiamo a vedere. Wuthering Waves? Che roba è? Wuthering Wave. Content creator, streamer 28 anni, pronto a tenere compagnia mondo videoludico, la sua agenzia spensieratezza. Ah, possiamo andare a vedere lui, mi sembra simpatico come ragazzo. Fatemi copiare il Nilast HK. Allora, lui ce lo teniamo da parte. Poi se no Dead Space. No, diffido da chi streama con un avatar. Dai, andiamo a trovare lui. Boh, oh, poi com'è? Mi ispira fiducia. Allora, Last HK, no? Si chiamava? Sì. Allora, vai. Duck Ride Last HK. Mi ispira fiducia. Ma sono più utile, esatto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio. Grazie Kiki per il raid. Grazie Dote. Thanks for the raid and really really appreciate it. Thank you. Thank you so much. Thanks BBC Quantic per for the follow. Grazie Dote for the follow. Grazie Peppe for the resub. E ragazzi, grazie Graziella, grazie a tutti voi che siete stati, che ci siete, qualora avete visto con lo di piccolo, ci sarete. Un bacione a voi, grazie Emma, grazie Peppe, grazie Sag, grazie Su, grazie a tutti. Andiamo a fare questo raid a Last HK, ma non prima di farvi vedere il... anzi, aspettate, lo annullo un attimo. Ma non prima di farvi rivedere il trailerino e di augurarvi una buona giornata e di vederci domani mattina, ore 9, 9 e mezza con... Bye Morph. Ciao a tutti ragazzi, sono Pezzi Nerd e benvenuti nella mia sala giochi. Qui troverete gameplay e tornei di giochi retro, arcade, indie e picchiaduro di ogni generazione. Inserite il gettone e venite a giocare con noi. Let's go.
ci vediamo domani in